Yeah, eccoci ad una nuova partita con Dungeon Keeper. Vediamo stavolta quale sfida ci attende. Deliziandia, beatamente ignari dei danni che un lungo conflitto potrebbe provocare su questo loro idilliaco mucchio di fattorie. Gli abitanti di Deliziandia sono puri di cuore e senza macchia alcuna. Si parte. Vai a cercare colui il quale vorrebbe essere il tuo rivale in questa regione del mondo sotterraneo e spiegagli il concetto di pensionamento anticipato dandogli una bella strigliata. Pare sia l'unico linguaggio che capisca. Ok. Sì, parte. Un'entrata è stata richiesta. Devi costruire una tesoreria per depositare l'oro. Devi costruire una tana per le tue creature. La tesoreria la andiamo a fare qui, in questo bello spazio, bello grande. Devi costruire una tana per le tue creature. Ecco qua, ecco qua, ecco qua la tesoreria. Devi costruire una tana per le tue creature. Hai bisogno di una tesoreria più grande. Ecco la nostra bella grande tesoreria. Così quasi la tana la facciamo immediatamente qui. Adiacente, perché c'è un bello spazio gigante disponibile. Ecco qua la tana bella grande. Faremo diventare ancora, ancora, ancora più grande. Ecco qua. Poi, qui andiamo ad ingrandire. Facciamo pezza pulita di tutto. Thank you.
bene così. Qua indubbiamente serve molto, ma molto, ma molto più grande il dormitorio. Così potrebbe andare più che bene. Facciamogli un'altra sfilza. Ecco qua. Ok. Qui in caso di andare a rompere anche così. Iniziamo a fare una bella zona per i nostri polletti. Cavolo, qui qualcuno ci sta venendo a schiacciare. Qui questo è fatto proprio per qui della parte dei polletti. Quanto per loro! Tanto questa è fatta apposta per portarci nelle grinfie. Mamma mia, cosa c'è lì! Scavando un tunnel hai raggiunto una nuova area. Le tue creature sono state attaccate. Le tue creature stanno cadendo in battaglia. Aiaiai, cosa fa tosta? Le tue creature sono state attaccate. Le tue creature stanno cadendo in battaglia. I tuoi servi stanno vincendo una battaglia. I tuoi servi stanno vincendo una battaglia. Devo uscire da questa stanza. I tuoi servi stanno vincendo una battaglia. I tuoi servi stanno vincendo una battaglia. Le tue creature stanno attaccando il nemico. Le tue creature sono state attaccate. I tuoi servi stanno vincendo una battaglia. I tuoi servi stanno vincendo una battaglia. I tuoi servi stanno vincendo una battaglia.
Allora, se qui gli piazzo quindi un bel... I tuoi servi stanno vincendo una battaglia. Le tue creature stanno attaccando il nemico. Le tue creature sono state attaccate. I tuoi servi stanno vincendo una battaglia. Tutto che volo ci vuole a conquistarla. I tuoi servi stanno vincendo una battaglia. Le tue creature sono state attaccate. Hai trapreso una stanza del nemico. Che vuoi quello? I tuoi servi stanno vincendo una battaglia. Cerchiamo di conquistare. Hai sconfitto un keeper nemico. Bene così. Bene, bene, bene. È stata costruita una trappola. Su, che qua siamo nuovamente alla conquista, dai. Attento, sei vicino al signore di questa terra. Non tollereremo più la tua presenza diabolica. Le tue creature sono state attaccate. Hai trapreso una stanza del nemico. Ecco il signore. Signore. L'entrata è stata richiesta. Hai preteso una stanza del nemico. Allora, se qua quindi ti piazzo. È stata costruita una porta. Così, così, così. Così, così, così. Così, così, così. Le tue creature stanno attaccando il nemico. Hai preteso una stanza del nemico. Le tue creature. Hai conquistato questo reame. Un altro nemico è ora solo un ricordo. Gli abitanti del reame soprastante si inchinano ora alla tua depravata persona come se questo bastasse a salvarli. Mazza, come li ho fatti fuori, men che non si dica. Vittoria, il regno è tuo. Premi spazio per passare al regno successivo. È stata costruita una porta. Che fai con la storiella? Neverdorf. Un tempo fiorente villaggio agreste, oggi puzzolente buco nel fango. Ci vorranno anni prima che la più cocciuta delle erbacce riesca a mettere nuovamente radici da queste parti. La guerra, d'altro canto, sta invece sbocciando. E voi, ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao a tutti, vi saluto!